Torna la Festa dei Lettori, giunta alla 13ª edizione organizzata dall'Associazione Presidi del Libro che si terrà in contemporanea in tutta Italia. A Policoro è fitto il calendario degli appuntamenti gratuiti che il Presidio del Libro ha inteso preparare per questo importante appuntamento. Il presidente del Presidio Policorese, il professor Francesco Roseto, ci ha illustrato alcuni degli eventi principali. Sì, ritorna Piera Carlo Magno con un libro ambientato a Policoro. Il titolo è Il taglio freddo della luna ed è un libro, è la terza indagine dell'analogopatologa Viola Guarino. È un'indagine certamente su un omicidio, come insomma tutti anche gli altri, i primi, anche gli altri due. Ed è molto importante perché esce il libro, esce il 30 settembre, e Piera viene da noi il 2. Ci ha tenuto proprio anche a presentarla a Policoro e noi siamo contenti che questo libro sarà presentato nella sala consiliare il 2, domenica 2 ottobre alle 17:30. Ma questa manifestazione è inserita in un ciclo di manifestazione che dal 1 al 4 ottobre, diciamo che terranno impegnato i soci del Presidio del Libro, ossia c'è la Festa dei Lettori. La Festa dei Lettori è una delle tante iniziative che l'Associazione Presidi del Libro nazionale promuove da 20 anni a questa parte. E anche Policoro, credo che sia ogni anno noi abbiamo sempre organizzato qualcosa di importante. E quest'anno, per esempio, c'è la collaborazione sia dell'Istituto Superiore Pitagora e dell'Istituto Comprensivo 2 di Policoro. Ci saranno anche c'è anche la presentazione il 2 domenica 2 mattina, la presentazione di un libro. Si tratta 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato di Letizia Parmisano. E poi ci saranno una serie di incontri presso appunto, come dicevo prima, gli istituti scolastici.